Allora, Veneto pieno di migranti e banditi, per un refuso era uscito un attimo badanti, ci sono anche le badanti, ma stasera noi parliamo soprattutto di quello che sta succedendo. Pensate, c'è un paese nel Veronese, ne parleremo poi più avanti, dove è stato requisito un albergo a 4 stelle, il paese si chiama Castel d'Azzano, sentiremo poi cosa dirà il sindaco. È stato requisito dal prefetto Salvatore Mulas perché stanno arrivando dei profughi. I proprietari di questo albergo a 4 stelle dicono: noi non ne sapevamo nulla, è una scelta caduta dall'alto e che subiamo. È un caso che sta provocando grandi polemiche non solo nel Veronese ma in tutta la regione dopo quello che è successo anche ultimamente, insomma le decisioni della prefettura, l'ostilità di molti sindaci, alcuni sindaci sono per l'accoglienza diffusa, il 60% dei comuni però è contrario, insomma è uno scontro vero e proprio col Ministero degli Interni che propone di assegnare per un'accoglienza diffusa per ciascun profugo accolto dai comuni 500 euro a profugo, quindi se ne sta parlando ed è comunque un problema enorme perché questi stranieri continuano ad aumentare. E poi i banditi, ne abbiamo parlato ieri, abbiamo fatto la diretta dall'A27 con Anna Maria Parisi e Lucio Zanatto, bloccata per l'assalto di un comando di 10, si è saputo dopo, 10 uomini armati di mitra e di Kalashnikov che hanno aperto il fuoco contro 2 furgoni portavalori della Civis, hanno tentato di rapinare quanto contenevano questi furgoni, pare ci fossero 3 milioni in contanti, ma il colpo non è riuscito. Però tensione, panico, feriti perché hanno buttato dei chiodi sull'asfalto e molte macchine hanno sono andate incontro a dei tamponamenti e quindi insomma una situazione veramente da far west, e poi aggiungeremo anche altri fatti di cronaca nera a questi. Per cui di queste vicende parleremo e partiremo da questo, poi come al solito andremo anche su altri temi. Allora vi presento gli ospiti che sono qui in studio questa sera, l'avvocato Elena Zamuner, buonasera avvocato. Buonasera. Prode Italia, parleremo di quello che fate voi per lo sdebitamento, adesso tecnicamente si chiama così, poi spiegheremo di cosa si tratta. Alberta Bellussi, giornalista, buonasera. Grazie. Alberto Bellussi, Mauro Migliorini, sindaco di Asolo, bentornato sindaco. Sebastiano Sartoretto, che è consigliere provinciale a Treviso del Partito Democratico e consigliere comunale a Castelfranco. Buonasera. Buonasera. Damiano Gottardello, buonasera. Forza Italia Vigonza, buonasera. Buonasera. Diego Calcianna, imprenditore, grazie di nuovo per essere qui. Grazie a voi, buonasera. Andrea Levorato, presidente di ETRA, buonasera presidente. Grazie. Parleremo anche di cosa fanno queste grandi multi-utility. E Giuseppe De Cetta di Forza Nuova, buonasera. Buonasera. Grazie a tutti. Ieri davvero eravamo qui all'inizio in pochi perché la 27 era bloccata, chi arrivava da Venezia e da Padova non riusciva ad arrivare. E abbiamo dovuto parlare di questo comando e questa azione proprio paramilitare, pare che si tratti di albanesi. Parlavano un po' in italiano, un po' in albanese, ma certo sembravano professionisti, uomini che hanno probabilmente fatto la guerra. Allora, partiamo dalla vicenda di Castel d'Azzano, in provincia di Verona, un hotel a 4 stelle requisito dal prefetto per i migranti. Sentiamo cosa dice il sindaco in questa intervista, non nostra, perché non abbiamo una redazione a Verona, ma del Corriere del Veneto. Trovi una struttura già pronta, adesso lì l'hanno requisito, è un atto di forza forte perché se ci pensi, la leggevamo sui libri di storia, le requisizioni in tempi di guerra, no? Quindi un atto di forza importante. E ho visto solo un altro caso qui in provincia di Verona, all'albergo di Prada, quello che c'è su a San Zeno di Montagna, sì. Poi non ne ho visti altri di casi. Ed è requisito, quindi vuol dire proprio che dal 30 di ottobre fino al 31 gennaio diventa dello Stato. Vuoi tu proprietario gestirlo ancora tu, va bene, gestiscilo tu. Tu ti rifiuti di gestirlo perché sei contrario all'azione, sei contrario a questo atto amministrativo.
truffati, ti mandiamo noi qualcuno che lo gestisce al posto tuo. Cioè siamo arrivati alla requisizione, che è un qualcosa di anacronistico. Il passo dopo cos'è? La requisizione della proprietà privata, quindi io ho una seconda casa in paese che l'ho lasciata lì perché i miei figli, costruita con anni di sacrificio, i miei figli aspetto di essere grandi, viene requisita, ecco, spero non si arrivi a questa soluzione estrema. Allora, vi ricordo tra l'altro qualche mese fa ci furono polemiche a Treviso perché parlando con i giornalisti il prefetto Laura Lega disse: ma cosa dobbiamo arrivare a requisire le case? Era una battuta che fu presa come una notizia e scatenò subito un putiferio, poi è rientrato. Allora, Gottardello, cosa ne pensa? Perché qui non è uno scherzo, qui hanno requisito un albergo ai proprietari dell'albergo, cioè non è che hanno detto... ce lo prestate per cortesia, no, l'hanno requisito e questo è il termine tecnico. No? Ma io sono allibito, avevo letto anch'io stamattina questa notizia sul giornale, pensavo francamente fosse una trovata un po' costruita da parte del giornalista, perché magari il proprietario si era detto disponibile, a volte magari ci sono sempre delle modalità comunicative qualche volta artefatte. In questo caso qua prendo atto che effettivamente le cose stanno come effettivamente erano scritte. Siamo alla follia, cioè se questa deve essere l'accoglienza diffusa, cioè nel senso che per accogliere queste persone siamo costretti a requisire dei fabbricati di privati, perché il sindaco ha detto la prossima cosa cos'è? Requisire le seconde case o i fabbricati privati, ma questo è già un fabbricato privato perché un albergo è suo di privati in questo caso qua. E io credo che non stiamo creando un presupposto di inserimento di queste persone, fermo restando che non si può neanche parlare di inserimento perché sono persone che sono in attesa di definire se hanno lo status di profughi oppure no, status che sappiamo benissimo, le fonti sono la prefettura di Padova, cioè sono meno del 3%, il 97% di queste persone qua non sono profughi. Allora io a questo aggiungerei un'altra cosa, c'è stata una circolare del ministro Alfano la settimana scorsa che era pubblicata su alcuni quotidiani in prima pagina che disponeva che i comuni dessero la carta d'identità e la residenza dei richiedenti asilo. Allora uno dice: cosa vuol dire carta d'identità e residenza? Sì, Alfano oggi ha smentito, ha detto non ho mai... Vabbè, le circolari comunque, i giornali, sì. Che denunci i giornali, sì. Erano scritte a lettere cubitali, quindi in ogni caso le tromarce dei politici le conosciamo normalmente, sì. Buttano in avanti l'idea, poi se la cosa fa tanto clamore si rettifica. Allora, cosa vuol dire dalla residenza? Allora, i comuni quando danno una residenza a una persona stanno molto attenti se questa persona effettivamente è nel comune, perché vuol dire accollarsi anche gli eventuali costi e oneri di questa persona. Chiaro. Allora, i comuni che si portano a casa queste persone, sicuramente nel momento in cui queste persone non saranno più seguite con i soldi dello Stato, che poi sono soldi nostri, perché adesso in questo momento ricordiamoci che lo Stato in questo momento qua, quindi Roma, sta facendo uno sforamento di 4 miliardi di euro per finanziare l'industria degli immigrati, questa è la verità. Allora, passeranno sotto le casse dei comuni, indebolendo e impoverendo ulteriormente i cittadini dei comuni, perché a tutti diamo l'assistenza sanitaria, a tutti diamo da mangiare, a tutti in qualche maniera daremo un tetto. Siccome questi non hanno niente, questi avranno prima degli altri ed è assolutamente una cosa ingiusta. Allora una domanda: perché dobbiamo per forza trovare una sistemazione a tutti questi clandestini, non facciamoli sbarcare, freghiamoci dell'Europa, mandatelo, e ne arrivano sempre tanti, fateceli avere e noi cercheremo di mostrarne il maggior numero possibile. Allora, Sebastiano Sartoretto, poi c'è, dice appunto il Viminale, dicono i prefetti, ma tutti questi problemi si risolverebbero se ciascun sindaco accogliesse un certo numero di migranti, no? Pochi a seconda del numero degli abitanti, e così non ci sarebbero questi hub, queste polveriere, queste bombe a orologeria sono state anche chiamate, no?
dove ci sono tensioni, dove c'è. Sì, io credo che fatti come quello che abbiamo sentito stasera, e quindi la requisizione dell'albergo di, in quel paese del Veronese, eccetera, certamente non sono condivisibili e vanno deprecati, perché non è così che si tenta in qualche modo di dare una risposta al problema, è così che si fomenta sempre di più un odio sociale nei confronti di questi poveracci ed è così che si incrementa il malcontento della gente. Ecco, scusi, cito il sindaco di Castel d'Azzano, Panuccio, sindaco che abbiamo sentito parlare. Quindi il fatto che il prefetto abbia requisito l'albergo, per come è stata raccontata e per quello che è stato detto in questi termini, il fatto non è certamente condivisibile. Altro problema è invece affrontare in maniera civile il problema dei profughi, che certamente non è affrontabile alzando muri o dicendo noi non li vogliamo, stiano a casa loro, si anneghino in mare. È un parlare alla pancia, è un dar sfogo agli istinti più beceri, ma senza tentare di risolvere un problema che c'è. Allora il problema va affrontato anche nel Veneto, come è stato affrontato in altre regioni italiane. Forse siamo l'unica regione italiana che non ha affrontato il problema mettendosi a un tavolo con il governo e dicendo come facciamo e che cosa facciamo. Invece si è preferito qua fare i duri, fare i leghisti doc e combattere in maniera contro i mulini a vento dicendo non li vogliamo. E allora poi si arriva a queste forzature che non fanno altro che alimentare malcontento, scontentare la gente e incrementare una tensione sociale che è l'unica cosa che non ci vorrebbe per affrontare questo tipo di problemi. Io sono dell'idea che tentare la carta dell'accoglienza diffusa è un modo per dare una risposta civile a un problema che c'è e che va affrontato e che non è risolvibile con petizioni di principio che sono sterili, fine a se stesse e servono solo per cercare di carpire qualche voto in più alla gente. Ma allora, bisogna fare in modo che questa gente stia a casa sua comunque, questo è fuori discussione. Allora, discutiamo anche di questo. Ne parleremo ovviamente. Italia impegnata in missioni 19 paesi, Diego Canciani. Ne parliamo sempre di migranti perché sì, ma è un tema avevo che avevo promesso che oggi rimanevo calmo, ma infatti Sartoretto mi aveva quasi convinto nei primi 15 secondi, poi però ripete un disco che ormai non ha più nessun senso. Cioè lei, mi scusi, ma non può dirmi che, e io non sto difendendo la Lega in questo momento, sto difendendo i cittadini normali, perché parla uno che quelli dell'auto gialla li ha avuti in casa, ok? Quindi lei non può dirmi che dobbiamo capire le esigenze del momento e gestire, noi dobbiamo gestire la nostra gente, e non sono le dichiarazioni della Lega ad alimentare la discriminazione, sono i negri che violentano le persone, sono i banditi che entrano nelle case, sono quelli che continuamente spacciano droga e quant'altro. Ma perché le persone sono i profughi, fermo, questi, fermo, no, 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 non sono i profughi, profughi questi. Lo dice lei. Questi non sono i profughi. Questi sono tutti immigrati illegali, infatti. In tutte le statistiche sono immigranti illegali. Non sono, no, sì, no, guardi, le do un consiglio, si informi lei. No, no. Sono tutti immigranti illegali che arrivano qui, che non sapete dove sono, non sapete con chi sono e non sapete cosa fanno. L'unica cosa che sapete è che questi vengono pagati regolarmente dalle cooperative perché possano mangiare, vengono ospitati in qualche posto, abbiamo dei cani da guardia dello Stato che puntualmente intervengono, e mi pare che l'esempio della requisizione di un albergo, che è un'azienda che qualcuno si è costruito con i propri sacrifici, è l'esempio più becero che si possa dare. Ma non mi interessa che l'abbiamo detto, lo dobbiamo impedire. Mi scusi, Sartoretto, la dobbiamo impedire, perché i prefetti non li controllo io. I prefetti non li controllo io, non li controlla Baccialli e non li controlla nessun altro, se non chi governa. Ci sono dei ministri che governano, e i ministri, invece di andare in televisione a dire buffonate, devono fare quello che serve, e cioè controllare i propri prefetti, che sono i loro
controllori del territorio e fare in modo che non succedano queste cose. Non glielo devo dire io al prefetto che non può requisire un albergo. Certo. Bene, allora quando governa qualcun altro me la prenderò con qualcun altro, finché governano questi me la prendo con questi. Allora, la questione è molto semplice. Io non ho nessun problema di razzismo, ho un cantiere all'estero, lavoro con persone di colore, lavoro con persone extracomunitarie, lavoro con italiani e mi rapporto con tutti, chiunque abbia un minimo di educazione, di buonsenso e rispetti le regole. Giustissimo. Tutti gli altri, da bianchi a neri a gialli a stupidi o arroganti, per me sono da eliminare e portare fuori dall'Italia, non eliminare fisicamente, ma portare fuori dall'Italia. Allora, o ci capiamo che questa è la regola normale, o è inutile che continuiamo ad andare in TV a dire non vi preoccupate, la gestiremo, non vi preoccupate, stiamo provvedendo, non vi preoccupate, e noi abbiamo i nostri figli e i nostri nipoti che non possono uscire di casa la sera, perché forse lei a Treviso non lo sa o a Castelfranco non lo sa, ma se viene dalle mie zone, San Donà di Piave, Musile, Jesolo, Caule, lei provi a uscire alle 10:30 di sera e andare in qualche angolo cui non ci siano almeno 4 lampioni e poi vedrà chi si trova a fianco e chi trova a fianco a lei. Allora, quando succedono queste cose, non succedono perché c'è qualcuno che le fomenta, succedono perché nelle nostre case, a fianco alle nostre case, ci sono una marea di persone che devono stare in galera, ma a casa sua. E io sono disposto a far sì, come abbiamo fatto e chiesto quella volta in Consiglio regionale, a far sì che loro la galera la facciano a casa sua, la paghiamo noi, non è un problema, perché noi, un nostro carcerato costa quasi 200 euro al giorno. Con 200 euro al giorno io ne pago 5 in Marocco, ma gliela faccio fare lì a casa sua la galera e le posso assicurare che non ci riprovano più. Ed è quello che viene fatto. No, non viene fatto, c'è. Io qua. Quanti e ogni due minuti c'è un condono appena a casa loro. Zero. Non è così. Ma. Sì, informatevi. Non sì, è così. No, come no? Allora, tantissimi sms continuate a mandarli. Lo scoop Renzi, figlio di Berlusconi. Se ci dite chi ha fatto questo scoop, magari ne capiremo un po' meglio. Allora, sindaco, forse non ricordo se le avevo già chiesto se ad Asolo siete per l'accoglienza diffusa o meno. Allora, innanzitutto piena solidarietà al sindaco del comune del Veronese, e l'azione del prefetto, se è confermata, è assolutamente da condannare, non solo a livello locale ma anche a livelli nazionali. Asolo, mi permetto, tra virgolette, è un paese fortunato perché da quasi un anno ospitiamo una parte di quel 3% dei rifugiati. Abbiamo fatto veri. Ci siamo autogestiti il bando SPRAR insieme ad altri comuni del territorio, abbiamo scavalcato la prefettura e manteniamo il contatto diretto con un funzionario del Ministero dell'Interno. Ospitiamo nel nostro comune 6 rifugiati che hanno una tutela internazionale, sono di etnia Pashtun e provengono dall'Afghanistan e dal Pakistan. E con la prefettura di Treviso io non ho mai avuto nessun tipo di problema, perché avendo questi 6 rifugiati facciamo la nostra parte, la stiamo facendo, e non ci sono mai venuti a chiedere nulla. Certo è che mi sono messo un attimo nel panno di quel sindaco, se magari ad Asolo, non lo so, se potessero pensare ad una, solo pensare ad una cosa del genere, mi vengono i brividi. Perché vanno a destabilizzare non solo un equilibrio sociale all'interno dei comuni, adesso non so quanti abitanti abbia quel comune. 2.500. Ecco, quindi è un comune molto piccolo, 2.500 abitanti, 30 profughi e non rifugiati. Certamente il rischio, se la cosa non viene gestita in modo corretto, di destabilizzare già. Imporsi dall'alto e non condividere i passaggi destabilizzano i rapporti, ed è per questo che come comune un anno fa abbiamo fatto questa scelta di autogestirsi lo SPRAR e non abbiamo nessun tipo di problema. Sappiamo dove sono, cosa fanno durante il giorno,
che tipo di scuole stanno facendo, non hanno la nostra carta d'identità, hanno il passaporto, si muovono liberamente all'interno del territorio non solo comunale ma anche nazionale, e alcuni di questi stanno già progettando di andare in altri paesi. E questa è l'integrazione. Perché hanno il passaporto? Certo. Perché le persone per bene che vengono qui, il passaporto è la prima cosa che si tengono, perché vogliono dimostrare da dove sono. Invece quei cialtroni che lo buttano in mare sono tutta gentaglia che è venuta fuori dalle galere. Su questo non aggiungo altro. Mi permetta, direttore, aggiungo che la cosa un po' particolare è che non ospitiamo rifugiati provenienti dalla provincia di Treviso, quindi gestiti dalla prefettura di Treviso, ma gestiti da altre prefetture. Cosa strana, ma è giusto sottolinearla. Allora, Fabrizio Mazzoni, cambiamo un attimo la scaletta. Invece di poi vedremo, torneremo sull'assalto dei banditi della 27. Andiamo a vedere la questione della moschea, no? C'è un problema su una moschea di Mestre. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio della nostra redazione veneziana. Un immobile a uso direzionale, diventato centro di culto dopo lavori di adeguamento edilizio senza alcun permesso del comune, con servizi igienici inadeguati all'afflusso di fedeli oltre che inaccessibili ai disabili. Tutte le violazioni della moschea di via Fogazzaro sono finite sul tavolo della Procura della Repubblica dopo i controlli della Polizia Municipale sollecitati dai residenti della zona. Che la moschea fosse illegittima lo avevamo ben chiarito col nostro esposto. Era ora il tempo che si andasse oltre. Ora siamo alla fase finale. Il principio è che lì non può starci una moschea, in quanto non ci sono i requisiti minimi per poter ospitare un tale servizio. A sollecitare l'intervento delle autorità, il Comitato Marco Polo a difesa del cittadino, il cui presidente Luigi Corò ha richiesto per mesi delucidazioni su quel centro culturale frequentato soprattutto da bengalesi. Il nostro intervento non sarebbe neppure dovuto essere necessario, argomenta. Lo è diventato perché chi per legge avrebbe il dovere di sorvegliare sul rispetto delle regole non ha svolto il suo compito fino in fondo. Io credo che non sia mai una soddisfazione il dover far intervenire la procura. Io credo che in un paese civile bisognerebbe prevenire piuttosto che curare. Non credo sia giusto che dei cittadini si debbano mobilitare un comitato per ottenere giustizia. Giustizia dovevano già averla quando hanno fatto le prime richieste e invece si è soprasseduto. La giunta Orsoni non aveva nessuna intenzione di far chiarezza, come del resto qualcuno degli uffici. Intervista di Tommaso Stoppi. Allora, Alberta Bellussi è stata vice sindaco e assessora sociale di Vazzola. Cosa oggi come lo affronterebbe questo problema da sindaco, diciamo? Pregevole quello che ha fatto Asolo, nel senso credo sia, dovrebbe essere il modo giusto di fare, nel senso credo che di fondo manchi in Italia una vera politica che ha affrontato seriamente questa emergenza, perché di emergenza è, ma in realtà manca anche una politica europea, cioè cosa ha fatto l'Europa? Niente, l'unica cosa che ha fatto probabilmente con il patto che ha fatto con la Turchia, ha chiuso il corridoio dei Balcani, è una politica di chiusura più che di accoglienza. La relocation doveva piazzare almeno i 150.000 profughi, ne ha piazzati credo 5.000, per cui ci troviamo in una politica totale generale allo sbando. Io credo, come credono anche loro, che l'accoglienza vada data a chi ha dei problemi nel proprio paese, altrimenti bisogna trovare un modo per farli tornare da dove sono venuti. Cioè, poi non so adesso i tempi, perché la politica italiana, il progetto italiano sui profughi si basa in realtà su vedere se sono profughi o non sono profughi e poi farli tornare a casa. Non ho ben capito questo iter, quanto tempo ci impiega, quanto neanche ci vuole. Non l'hanno ben capito, non è l'unica, non si preoccupa. Quando viene data, cioè quando sono ritenuti non idonei a rimanere qui, cosa accade di loro? Questa cosa ho provato a informarmi in tutti i modi. Continueremo a pagare l'assistenza sanitaria perché è obbligatoria, perché noi gliela diamo a tutti. I comuni si faranno carico, con il tentativo di Alfano di mettere a carico, diciamo, dei comuni i profughi, o meglio i futuri eventuali profughi, credo che il vero dramma dell'Italia. Quindi i cittadini si faranno carico di tutte le spese, anche dei clandestini, che a casa non torneranno più. Se noi vogliamo risolvere il problema, basta che
prendiamo ogni X persone, queste vanno a casa. Automaticamente questi, quando magari devono che avete pagato e siamo stati rimandati indietro, questo è il vero sì, problema. Però ci dovrebbero la Danimarca, paga uno spot, sì, ma la Danimarca paga uno spot nei paesi arabi per dire guardate che se venite qua non state bene. Noi invece facciamo uno scotto al contrario, venite qua che tanto vediamo la casa, vediamo i soldi, vediamo le sigarette, vediamo le schede telefoniche, vediamo le biciclette. Questo è il vero problema. In effetti tutto è, diciamo, si è aggravata questa situazione quando anche in quei paesi lontani si sono intilati sulla rete e hanno visto come che cos'è l'Occidente, no? L'hanno capito molto bene. Che no? Cos'è l'Italia? Ma il problema credo che adesso sia che il Ministero manda i prefetti il problema, i prefetti lo mandano ai sindaci e i sindaci se lo tengono, sì, perché alla fine quando 300 immigrati arrivano alla caserma di Treviso, a quella di Oderzo, oggi vedevo a Udine, cioè una caserma famosissima di Udine, ce ne sono 700, per cui quando ti arrivano... Ma a Udine, ma a Cona 600... Però dico, quando ti arrivano in realtà, e poi sono, è innegabile, è una bomba orologeria, nel senso che prima o poi, tutti adulti, giovani e maschi. Quindi credo di fondo manchi la programmazione. Fra i 20 e allora, scusate, allora andiamo, prima di andare da De Cet, poi andiamo dal presidente dell'Etra, dall'avvocato, torniamo a ieri sera, l'assalto alle 18.30 circa tra Treviso Nord e Treviso Sud sulla 27, scene di panico anche tra gli automobilisti, è rimasta tra i feriti, c'era anche una donna incinta, a vedere 10 uomini armati e mascherati che si dirigono sparando verso questi furgoni, è stato uno shock per tanti automobilisti. Vediamo la ricostruzione di Anna Maria Parisi. 10 in totale minuti di panico e terrore vissuti ieri sera in A27, l'assalto del comando armato composto da almeno 10 persone con il volto travisato che dopo aver sparato più di una cinquantina di colpi di mitra e Kalashnikov contro i due portavalori della Civis per un bottino da 3 milioni di euro è fallito, grazie a una guardia giurata. Sebbene nel panico e chiuso nel mezzo, ha attivato il sistema di sicurezza presente nella cassaforte. Si chiama schiuma block, ha reso di fatto invalicabile la cella blindata. Al momento stiamo ricostruendo la dinamica, ma è verosimile che siano stati utilizzati in totale almeno 5 mezzi. E i malviventi hanno esploso attraverso l'utilizzo di armi pesanti diversi proiettili all'indirizzo dei due furgoni. Quindi il ferimento di una guardia giurata colpita ad una gamba da una scheggia del radiatore. Prima del blitz, il sequestro di due camion, sempre tra Treviso Sud e Nord, tir posti di traverso in entrambe le direzioni, costringendo prima i camionisti e successivamente anche una decina di automobilisti, sotto la minaccia delle armi, a consegnare loro le chiavi per mettere i mezzi davanti ai blindati. Comando che a bordo di una Fiat 500, una Porsche Panamera e due SUV dissemina anche le carreggiate di strisce chiodate per bloccare il traffico e assicurarsi la via di fuga sia verso Belluno che verso Venezia. Ed è da qui, da questo varco, a Olmi di San Biagio, dietro al quale c'era il furgone bianco lasciato per la fuga, che i banditi si sono dileguati dopo aver abbandonato lungo l'autostrada le auto usate per il colpo. Ed è proprio da qui che questa mattina sono continuate le ricerche degli inquirenti. I malviventi hanno poi scavalcato il guardrail e si sono dati alla fuga attraverso le campagne circostanti. I numeri del blitz raccontano di un furgone fermato a Melo nella notte con diversi sospettati interrogati, 4 feriti lievi sotto shock, 2 guardie giurate e 2 donne, tra cui una ragazza incinta, 10 tamponamenti, centinaia gli automobilisti rimasti con l'auto in panne in seguito alla foratura delle gomme. Casello autostradale è rimasto chiuso per diverse ore. E questa era di nuovo Anna Maria Parisi, ieri sera in diretta con Lucio Zanato dalla A27. Giuseppe De Cet, non ci sono state, mi pare, finora reazioni ufficiali del Viminale o comunque, diciamo, delle istituzioni su questo fatto specifico, no? De Cet, prego. Sì, bisognerà abituarci, credo, a queste cose. Ormai fa parte dell'assuefazione del popolo che comincia ad essere invaso senza opporre resistenza. I signori della sinistra appoggiano un'invasione, ci hanno imbrogliato perché ci hanno fatto sentire in colpa
per il fatto che bisognava accogliere chi fuggiva dalla guerra, poverini. E io mi chiedevo già subito, ok, fuggono dalla guerra, sono il primo ad aiutarli, ma finita la guerra tornano a casa loro oppure rimangono qua? Allora bene, non si capiva, ma sussidi per insegnargli l'italiano, per integrarli, per agevolazioni per assumere stranieri invece che italiani. Siamo alla follia. Allora, fino a 4 mesi fa parlavano di 1,5 per 1000 abitanti. Adesso siamo a 3 per 1000 abitanti. Fra 6 mesi, se saremo qui, saranno 10 ogni 1000 abitanti. Cioè, io non so se fanno apposta, se sono io che non ci arrivo o cosa, ma vi rendete conto che più ne arrivano e più ne partiranno e più ne arriveranno, e da 3 passeremo a 6, a 10, a 15, a 20? Cioè, è una cosa incredibile, è una cosa incredibile. Emergenza, tentare, distribuzione diffusa, come prego? Cioè, ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diventare noi africani, dobbiamo diventare noi islamici, dobbiamo fuggire dall'Italia per accogliere tutta l'Africa? Ma vi è mai venuto in mente che questa Europa sta finanziando l'invasione? Basterebbero 5 euro al giorno per mantenere gli africani al loro paese, vivere benissimo, sta finanziando con 35 euro al giorno l'invasione dell'Europa, del proprio popolo. Succedono i reati, l'anziana viene violentata, di 87 anni viene violentata, non dovete parlare alla pancia del paese. Come? Ma cosa dobbiamo fare? Arrenderci? Cioè, è una follia, è un'autodistruzione. Ha scritto benissimo il signore di prima, che ha detto: ogni immigrato rimandiamo indietro 100 del PD. Purtroppo al governo ci sono loro, stanno creando dei danni enormi, perché questa gente, quando non ci saranno più i soldi, quando l'Europa ci metterà il cappio alla gola e gli diranno: attenzione che se cambiate governo, cambiate politiche, noi non vi diamo più i soldi per i migranti, guardate che quella gente lì non ragiona mica come noi, è gente abituata alla guerra, la metà, come dice lui, anzi aggiungerei di più, sono delinquenti puri, e noi pensiamo di integrarli con la filosofia, con il corso di pittura. E intanto i nostri italiani vanno a rovistare nelle spazzature. Ma è proprio un tradimento. Questa classe politica sono dei traditori e dei nemici del proprio popolo. Non è possibile. No. Perfino il sindaco di Ventimiglia si è dimesso con tutta la giunta. Dobbiamo arrivare al punto che i cittadini vengano a prendervi a casa, perché non se ne può più. Eppure fate a finta di niente, non dobbiamo parlare alla pancia del paese. Ok, va bene, continuiamo così. Io credo che nel giro di 6 mesi scoppierà qualcosa, perché la gente non ne può più, è impossibile. Quando mancheranno i soldi, questa gente girerà per le case, per le famiglie, e troveranno solo anziani, e sono giovani, alti 2 metri, e con il pelo nello stomaco così. Quindi poi spero che arrivino anche a... Il valore della vita, che è completamente... Ma certo, ma loro pensano che con una... Pensano che con un corso di poesia gli possono insegnare la cultura italiana. Sì, sì. Va bene, Decetta, allora ancora tantissimi sms, grazie, continuate a mandarli. Torniamo sulla 27, vediamo alcune testimonianze, sono persone che hanno visto con i loro occhi il comando in azione. Sentiamo. Ho visto un po' più tardi, ma mia nipote mi aveva detto che aveva sentito i colpi, siccome che era proprio nella finestra e che ha visto tutto, che ha visto chi sparava addosso al furgone, e 2 o 3 macchine che dopo si partì e si scampava e si andava verso Silea, perché era una macchina di là e una di qua dall'autostrada. Che ore erano? 6:30, 6:30, 6:35. Abbiamo capito che erano spari. Io però nel frattempo avevo già fatto la cavolata di dire: guarda che chiamo la polizia, smettetela. Solo il frastuono che hanno fatto loro durante gli spari, fortunatamente non mi hanno sentito. Il mio amico mi ha
fatto rientrare per dirmi sei matta. Il racconto dell'assalto narrato dai testimoni ascoltati dalla polizia. Dalle finestre di casa dove abitano in via Postumia e che affacciano proprio sul luogo dell'assalto in autostrada hanno visto e sentito tutto. Erano talmente vicini dall'altra parte qua che potevamo sentire qualsiasi cosa dicevano. Infatti non parlavano una lingua italiana tra di loro. Sentivamo solamente il vai, che devono aver circondato il furgone. E quando è uscita la guardia giudiziaria, praticamente del valore del furgone, l'hanno presa, gli hanno detto di inginocchiarsi e di abbassare la testa in italiano. Ero qua, non potevo fare niente, se mi fossi affacciata per vedere magari mi sparavano. Se provavo a parlare, sentivano, magari sparavano verso di qua comunque, quindi ho detto sto zitta un attimo, sento cosa succede. Mi hanno detto due volte abbassa la testa, alla seconda volta ho sentito degli spari. Ho temuto il peggio per la guardia. Dopo io sono andata a vedere, ho aspettato 5 minuti, ho chiamato tutta la polizia. La paura era che fosse successo il peggio di qualche morto, invece per fortuna mi pare che si sta ferito uno solo. E siamo andati a vedere se trovavamo la persona a terra. Fortunatamente no, quindi già stavo meglio perché se non c'era nessuno a terra non era ferito grave. Abbiamo cercato di arrivare all'autostrada ma non riuscivamo perché col buio non capivo dove camminavo, non volevo finire dentro il fosso. E gli ho fatto segno, ho visto i ragazzi dentro al furgone praticamente che si muovevano lentamente e avevo immaginato che quelli non erano scesi. Gli ho fatto segno col cellulare, col flash, per dirgli siamo qua, avete bisogno. Mi hanno spento e riacceso le luci dei fari come un segnale a posto. Ho detto vabbè, ho aspettato l'ambulanza. È arrivata quella e dopo è portato via subito il primo. Dopo sono arrivate anche le altre, più la polizia. E gli aveva fatto con intelligenza. Speriamo che li ciapa. Perché tanto dopo domani gli muove fuori ancora. È una, diventato un mantra ormai. Allora, Andrea Levorato, presidente ETRA, tra l'altro Veneto pieno di ladri, di banditi, di migranti, ma anche i truffatori non sono da meno, no? Presidente, è successo, mi pare, proprio in questi giorni, e sono stati acciuffati due finti addetti dell'ETRA, no? Sì, spesso in azienda viviamo situazioni di questo tipo, cioè abbiamo a che fare con truffatori, con criminali che si presentano nelle abitazioni dei nostri utenti, si spacciano per operatori dell'azienda, per operatori di ETRA, mostrando anche dei falsi tesserini e chiedono di entrare per poi chiedere di mettere al sicuro, tra virgolette, i gioielli, gli ori, eccetera, di famiglia. Ecco, va detta una cosa, i nostri operatori non entrano nelle case dei nostri utenti. Nel dubbio consigliamo sempre di chiamare il numero verde che è indicato nelle bollette ma anche nei nostri giornali informativi e chiamare il call center per sapere se esiste effettivamente un ordine di servizio che legittima l'accesso di quell'operatore in quella casa. Quindi non fate, la raccomandazione che do è non fate entrare persone quando avete il dubbio, e nel dubbio chiamate sempre il call center che risponde sempre. Altre situazioni di criminalità le abbiamo invece per quanto riguarda i furti nei nostri centri di raccolta. Lì soprattutto abbiamo delle bande organizzate che prelevano materiale ferroso per poi rivenderlo nel mercato. Ecco, abbiamo avuto peraltro anche nell'estate scorsa, nel mese di agosto, anche un caso macabro, perché uno di questi avventori, un ladro, è stato poi chiuso e tranciato da un cassone e quindi è rimasto appeso lì. Purtroppo questo è un fenomeno diffuso, ne abbiamo continuamente, ne registriamo continuamente e abbiamo circa 5, in media 5 segnalazioni al mese di furti negli ecocentri. Senta, Presidente, in genere, tornando ai truffatori, cosa dicono, cioè che intervento dicono di dover fare? Tanto per Generalmente sono interventi nell'idrico, dicono che l'acqua è contaminata, che devono intervenire sul contatore, che devono intervenire sulle tubature. Allora,
Allora, noi non mandiamo gli operatori nelle case se l'acqua è contaminata, noi interveniamo direttamente nelle condotte, quindi non c'è assolutamente la possibilità che un operatore entri nella singola casa e chieda soprattutto di mettere al sicuro i soldi o i valori, i gioielli. Ecco, assolutamente no. A quel punto quello è un elemento di sospetto. Quindi è un elemento quindi che va bloccato immediatamente. Chiamate il numero verde nel dubbio, altrimenti non fate entrare queste persone. No, mi viene una battuta, sì, perché sì, adesso il Presidente è ammirevole quello che sta facendo, perché è un servizio che dà ai cittadini, certo, solo che ormai questi tipi di servizi sono così tanti che io agli anziani consiglio di fare entrare solo i figli, e se hanno ben libero il viso da essere riconosciuti, perché altrimenti ragazzi veramente non se ne può più, tra quelli falsi di Energenia, dell'Enne, dei telefoni, sì, arriva di tutto, è un dramma, perché le persone anziane veramente si fanno prendere anche un po' dal panico, dalla paura, e magari danno anche fiducia a queste persone. Cioè, siamo ormai in uno stato che è veramente... Ricordo il caso di finti tecnici che hanno detto: guardi, controlliamo nelle docce se c'è la presenza di AIDS. C'è chi ci casca e li fa entrare. Presidente, ecco, un'azienda pubblica di servizi come ETRA, che cosa fa indirettamente in una situazione critica come quella di tante famiglie? No? Mi pare che ci siano tariffe che tengono conto appunto delle condizioni di tanti nuclei familiari. Beh, no? Certo, noi siamo presenti nei momenti di difficoltà. Ricordo che la nostra è stata l'unica azienda veneta che ha ridotto la tariffa ambientale, dando un segnale in controtendenza rispetto al trend nazionale. Abbiamo ridotto la tariffa del 3,5%. In termini, sembra poco in termini percentuali, ma in termini complessivi significa 1,5 milioni di risparmio per gli utenti della nostra società. Ma interveniamo anche in altri modi, perché veniamo incontro alle persone in difficoltà attraverso la rateizzazione, ma cerchiamo anche di fare delle azioni premianti per quei cittadini che sanno differenziare correttamente. Infatti diamo ulteriore scontistica in quei comuni che cercano di superare la soglia media di differenziazione che abbiamo nel nostro territorio. Noi abbiamo già raggiunto una differenziazione intorno al 70%, quei comuni che sono in grado di far aumentare questo trend, a cui comuni applichiamo nei piani finanziari un'ulteriore scontistica. Bene, allora in Europa e nel mondo ci sono regole, in Italia no, li lasciano fare, vi chiedo cosa c'è sotto. Allora, prima di sentire l'avvocato, arrivo subito da lei, avvocato, vediamo un altro caso di cronaca nera sconvolgente. Qui a Treviso due anziane sorelle sono state aggredite in casa, testate brutalmente, vediamo se ci sono sviluppi nelle indagini. Ma non andate date dalle signore? Certo, no? sì, vado là. Sì. Ah, vai a trovare le signore? Sì. Sai come stanno, se stanno meglio, no, sai qualcosa? Non lo so ancora, perché non sono ancora andato, adesso mi sto andando perché le visite mi hanno detto che alle 3, alle 4. Ma secondo te cosa è successo? Non posso rispondere, questo non lo so, adesso sto andando io a vedere. Due giorni dopo l'aggressione sono stati alcuni vicini gli unici a interessarsi sulla condizione fisica delle due sorelle Bruni. Del resto, Ida e Bruna, 83 e 85 anni, rimarranno per diverso tempo al Cafoncello, dopo quanto subito l'altra sera all'interno del loro appartamento di vicolo Marco Polo. 40 e 60 giorni la prognosi, per fratture, lesioni e sospetti versamenti interni, per quello che sembra sempre più un pestaggio determinato che non un'aggressione a scopo rapina. Certo, l'ipotesi di 50.000 euro in contanti all'interno di uno degli armadi della modesta abitazione è certamente un movente più che plausibile, che però potrebbe cadere, considerando che le due anziane sorelle, nubili e senza parenti diretti, non avevano particolari frequentazioni, in quanto autosufficienti, non avevano badanti o gente estranea per casa. Comunque, dai commenti raccolti dai carabinieri, pare facessero vita riservata al limite della diffidenza, che potrebbe aver creato qualche conflitto con gli altri residenti nel condominio, dato che da tempo pare si stesse discutendo
per diversi interventi di manutenzione improrogabili, quanto economicamente molto importanti. E sarebbe questa l'altra pista su cui si starebbero approfondendo le indagini, avvalorata da due elementi. Durante e dopo l'aggressione non è stato toccato nulla in casa, non un cassetto aperto, non un armadio rovistato, e questo nonostante l'aggressione sia stata fatta a porte chiuse, quindi senza che i vicini potessero accorgersi di quanto stava accadendo all'interno dell'appartamento delle sorelle Bruni di vicolo Marco Polo a Treviso. Servizio di Renato Capoia, diceva Gottardello che una scuola in Romania per i furti. Sì, l'altra sera ero in una trasmissione di una rete di Padova e una signora chiama in diretta e fa: guarda che se prende il giornale, e penso che non di non fare pubblicità, è un settimanale Oggi, si chiama sì. Il settimanale Oggi, alla pagina 54-55 di questa settimana, la settimana scorsa, ci sono quattro pagine dedicate a questa scuola sul furto e sulla rapina in Romania, scoperta dalla mobile di Firenze, indagando su una serie di furti con una tattica e una tempistica perfetta. Allora, diceva questo articolo che poi sono andato a prendermi, che in Romania ci sono delle scuole, questa è una di queste che hanno scoperto, in cui ti spiegano intanto con tattiche militari, le modalità con cui si entra, le modalità con cui si chiede alla gente quello che si vuole, non avere pietà, non avere rispetto assolutamente di niente, non fermarsi di fronte e non farsi intimorire di fronte a niente perché non può succederti niente. E per ultimo, se ti prendono, spiegava anche il vademecum che deve tenere il delinquente perfetto, cioè ti devi dichiarare una persona che ha avuto problemi con droga, ha avuto problemi con alcol, è stato negli orfanotrofi rumeni, ha avuto problematiche, diciamo, sì, è stato violentato da piccolo, cioè tutto quello che può essere utile per fare in modo che i giudici, che in Italia sono notoriamente buoni, ti diano anche notoriamente di sinistra, vabbè, quello è un altro paio di maniche, ti diano immediatamente o in tempo brevissimo la possibilità di uscire e riguadagnare la libertà. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che con le nostre tecniche e il nostro buonismo stiamo creando da una parte abbiamo i cosiddetti clandestini che arrivano dall'Africa, mentre dal nord Europa, quindi dai paesi dell'est, arriva il pendolare della rapina e del furto, che fra l'altro, cioè, mentre prima pensavamo fossero delle persone così fai da te, si sta dimostrando che è una vera e propria industria questa. Sono dei professionisti. Con tutta una serie di risposte che noi dobbiamo dare. Come diceva il mio amico Cancian, sta gente va mandata a scontare la pena a casa loro. Cioè, se noi paghiamo la detenzione là gli spiegano altro che problema di droga, di che in realtà è vero niente, tu ma cioè, questi vieni cioè, vieni da me che ti sistemo, io ti spiego cosa succede se vai a rubare, altro che. Allora, l'avvocato Elena Zamuner, pro d'Italia, qui parliamo di debiti e parliamo della possibilità per i privati di in qualche modo uscire da situazioni difficilissime attraverso una legge che però nessuno conosce, no? Esatto. Cioè, di cosa si tratta? La legge è la legge 3 del 2012, quindi già la data ci chiede come mai se ne parla solo oggi, certo. Perché sono passati già 4 anni da quando questa legge è stata approvata, ma purtroppo il decreto attuativo ha reso possibile l'applicazione concreta di questa legge in tempi molto recenti e nonostante tutto pochissime persone conoscono questa legge. E quindi un gruppo di avvocati di cui io faccio parte con altri professionisti ci siamo chiesti cosa possiamo fare, perché comunque è una legge che può aiutare le persone che si trovano in crisi, dà uno strumento concreto a chi si può trovare in crisi e non riesce più a far fronte ai propri debiti. E quindi cerchiamo di divulgarla come c'è possibile attraverso i media, il web e i social. Questa legge ha una portata rivoluzionaria perché con questa norma il governo ha voluto affrontare il problema dell'insolvente civile, quindi parliamo non della grossa impresa, dell'imprenditore che può già accedere alle procedure concorsuali, cioè quelle previste dalla legge fallimentare, quindi il concordato e il fallimento. È una legge che invece dà uno strumento anche al professionista,
al debitore persona fisica che si trova schiacciato dai debiti, per evitare che possa ricorrere a forme di finanziamento illecite, parliamo di usura. Certo, esatto. Da qualche strozzina. Esatto. Mm. E è detta anche legge salva suicidi, forse magari a qualcuno può essere venuto all'orecchio anche questa definizione. Perché? Perché con degli strumenti ovviamente che si attuano attraverso una procedura omologata in tribunale, il debitore può arrivare a proporre, parliamo nel caso del consumatore, un piano per ripianare i propri debiti, per pagare proporzionalmente alle proprie capacità patrimoniali e di reddito che ovviamente si sono ridotte per cause magari a lui non imputabili, pensiamo alla perdita del lavoro, alla malattia, a una separazione, a altri problemi che comunque possono accadere nel corso della vita. Certo. Fino a prima del 2012 queste persone venivano lasciate, diciamo così, al loro destino. Facciamo un esempio, facciamo un esempio di un debitore, insomma, che appunto si trova in una situazione difficilissima, sta per andare dalla solita finanziaria che lo prende, allora, per i fondelli e lo rovina definitivamente. Cosa deve fare? Cosa può fare? Ecco. Può, allora, lo strumento, cioè noi mettiamo a disposizione le nostre competenze per spiegare a questa persona che c'è una via d'uscita. Bisogna innanzitutto analizzare la posizione finanziaria e patrimoniale della persona, valutare quali sono le sue capacità, valutare esattamente tutti i debiti, per esempio la finanziaria, il mutuo, la persona, il privato che ti ha prestato dei soldi, e vedere in base al proprio reddito quale può essere un piano di rientro, per dirla in termini molto semplici. Fare istanza al tribunale di residenza di questa persona e proporre questo piano che viene studiato, analizzato assieme a un professionista nominato anche dal giudice, quindi dal tribunale, l'organismo di composizione della crisi, che serve proprio ad accompagnare il debitore in questa fase, il quale deve chiaramente dimostrare anche, se si tratta di persona debitore fisico, una certa meritevolezza, cioè deve essere il debitore onesto a cui viene data una seconda possibilità di poter avere un ruolo sul mercato, in società, e anche appunto di riprendersi nella propria attività, perché può essere anche l'imprenditore agricolo, per esempio, è ammesso a questa procedura. Ripeto, il libero professionista, colui che ha contratto dei debiti o anche nella propria attività di impresa, deve trattarsi però di un'impresa che non ha i numeri per accedere alle procedure fallimentari, perché allora lì la legge c'è già. Allora poi le chiederò di così entrare un po' più. Prego. La ristrutturazione del credito, no? No, è una cosa ancora diversa, perché la ristrutturazione del credito di fatto all'interno della legge fallimentare era già prevista. Questa è veramente una norma più centrata sull'insolvente civile e sul... Questo l'ho capito, però chi si trova in quelle condizioni normalmente non ha 3,5 euro in tasca, no? Perché per trovarsi in quelle condizioni è in grave difficoltà economica. Lei parla di una consulenza, di uno studio, di un piano e di un professionista che va a studiare, a proporre e a ripianare un piano. Tutto questo avrà un costo, presumo. È un costo che viene sostenuto dalla legge? Cioè da questa legge 3, o è un costo che deve sostenere la persona? È un costo che viene sostenuto da chi accede a questa procedura, nel senso che è chiaro che non c'è ancora un fondo. No, era questo. Volevo capire se c'era un fondo o no, perché uno che è già indebitato, pensare di dover spendere ancora dei soldi non gli viene semplice. Sì, per cui ha ragione in questo. È anche vero che se una persona è indebitata e se ha i numeri giusti, i requisiti giusti, può arrivare anche a tagliare del 60-70. C'è un caso del Tribunale di Busto Arsizio che ha cancellato l'87% dei debiti di una signora che era in cassa integrazione, che non aveva più alcuna capacità di reddito, e quindi anche l'eventuale costo che può essere anche della procedura, perché non voglio interromperla, ma voglio capire, ha cancellato i debiti, che significa che non erano dovuti, o perché ha deciso che non glieli dava più? No, non c'è un intervento. Prego. Allora, intanto c'è un problema al microfono, andiamo un attimo, interrompiamo un attimo e andiamo a vedere un altro servizio. Qui si tratta di un fatto grave avvenuto a Bassano del Grappa. Fatti di cronaca nera è raro che avvengano,
sono molto infrequenti. Vediamo cosa è successo in una farmacia, qui, anche qui sono entrati degli uomini e hanno fatto sdraiare a terra i clienti, insomma anche qui momenti di terrore, vediamo. Un'azione fulminea, l'assalto alla farmacia comunale di via Cadolfina a Bassano è durato pochissimi minuti. I malviventi hanno agito armati di coltelli e con il volto coperto da passamontagna. Hanno fatto stendere a terra i clienti, una donna è stata anche percossa e poi hanno bloccato dietro il bancone i dipendenti minacciandoli. È stata una cosa molto rapida, sono entrati dalla porta che è scorrevole per cui si entra ma non si esce. Sono entrati, si sono avvicinate alle due colleghe di là. E noi eravamo tutti e quattro fuori, ci hanno come circondati, uno di là, uno di qua che ci controllava e le persone davanti sono andate per terra perché hanno detto a terra. I rapinatori hanno fatto razzia dei contanti che c'erano nella cassa, circa 1200 euro. Stando alle testimonianze dei tre clienti e dei farmacisti, la banda era composta da quattro malviventi, tre di cui un italiano. Gli altri, presumibilmente dell'est Europa, sono entrati in farmacia. Il quarto li attendeva in auto pronto per la fuga. Non è la prima volta che le farmacie comunali di Bassano vengono prese di mira dai rapinatori. Già in passato, sia quella di via Cadolfine che l'altra di Cabaroncello, sono state assaltate da bande armate di malviventi. Servizio di Monica Smiderle, consigliere Sartoretto. No? Poi ci sono sempre dei dati che in qualche modo sembrano cambiare, sembrano dire che la situazione migliora, il calo dei reati, eccetera, però poi di fatto qui tra rapine, furti negli appartamenti, aggressioni, scippi, eccetera, la situazione resta abbastanza allarmante, no? Per non dire allarmante, insomma. Sì, non c'è che dire che effettivamente fatti di questo genere suscitano un allarme sociale evidente e quindi deve essere fatto di tutto dallo Stato per reprimerli e per punire i colpevoli e soprattutto perché le pene comminate siano certe e siano eseguite da chi è ritenuto responsabile del reato. Gli italiani non possono fare figli perché nessuno li aiuta a mantenerli, mentre per quelli che arrivano il comune spende l'equivalente di due famiglie italiane per ogni minore, una vera vergogna. Senta, parliamo spesso qui di province che non ci sono più, ma che in realtà, insomma, si dice sono tornate sotto altre, così un altro schema, insomma la città metropolitana, come vede questa riforma della provincia? No? Cerchiamo di uscire dalla logica partitica, insomma, no? dalle beghe dei partiti, proprio da cittadino. La vede... Io da cittadino devo dire che ero contrario alla riforma delle province, non ho nessuna difficoltà a dirlo che è stata fatta. Così come è stata così fatta. Così come è stata fatta, nel senso che non credo che si vada a risanare la spesa pubblica eliminando l'indennità che era esigua di qualche consigliere provinciale o di qualche assessore provinciale. Adesso la provincia è diventata un ente di secondo livello, se verrà approvata la riforma costituzionale sparirà addirittura il nome provincia, ma resterà un ente che si chiamerà di area vasta o si chiamerà città metropolitana. Di fatto le province di oggi, che non sono più con personale politico nominato dai cittadini, ma sono costituite da sindaci, da amministratori comunali, hanno di fatto i compiti che avevano le province di prima nominati dai cittadini, nel senso che le deleghe che hanno attualmente le province sono quelle sostanzialmente che avevano le province di prima. Quindi sì, si è fatto una gran pubblicità su questo discorso dell'abolizione delle province, io ho delle perplessità che questa sia stata una manovra azzeccata, comunque vedremo il risultato di questi nuovi enti di secondo livello in cui gli amministratori, ripeto, sono sindaci della provincia o amministratori comunali della provincia. Perché non parlate del senegalese? Si trattava di un senegalese in bicicletta che ha ucciso un pensionato all'Arcella, ne abbiamo parlato, abbiamo dato la notizia, il servizio nel nostro telegiornale, un uomo di 67 anni che è stato investito da questo ciclista, ovviamente non è che è stato un agguato, insomma, l'ha investito e purtroppo quest'uomo ha riportato delle fratture molto gravi e purtroppo è andata così.
fa pagare, ETRA fa pagare l'asporto rifiuti anche agli invalidi indigenti. Presidente, già che è arrivato questo sms, non so se si può dare una risposta. Sì, allora, ETRA interviene per nelle situazioni di difficoltà quando queste vengono rese conoscibili, quindi vengono dichiarate anche attraverso ovviamente le nostre strutture, ma anche attraverso i servizi sociali del comune dove risiede il soggetto che svolge appunto le verifiche necessarie per capire se effettivamente siamo di fronte ad una situazione di indigenza economica o a qualche situazione di qualche furbetto che invece vuole intrufolarsi e quindi cogliere, ecco, delle opportunità che non gli debbono essere riconosciute. Bisogna intervenire contattando i nostri servizi commerciali, il nostro call center e, se del caso, attraverso i servizi sociali. Allora è finita, nessuno si rende conto che è finita, siamo sull'orlo del precipizio, basta un soffio di vento e addio Italia. Pensavo di essere già in volo. Gottardello e anche Cancian, sentiamo, poi andiamo anche dal sindaco Migliorini. Come siamo messi, tutti dicono siamo messi, allora, siamo malissimo, no? Però siamo messi. È vero, non è vero, ci sono speranze, cioè, allora, sentiamo cosa ne pensate. Il buon Renzi dice che c'è un popolo di gufi che sta in qualche maniera chiamando la sfiga. In realtà bisogna essere chiari, cioè, in questo momento qua ci stiamo battendo sull'Europa per poter fare più debiti. Cioè, il famoso sforamento non è sulla possibilità di rientrare, cioè, chiediamo di poter emettere altri titoli di Stato per poter fare altri debiti. Allora, in un momento di assoluta difficoltà come questo, capisco che non si possa sicuramente pensare di rientrare, ma pensare di continuare a finanziare la questione dei cosiddetti profughi alle nostre casse costa 4 miliardi di euro all'anno. Sì. Cioè, d'accordo che finanziamo l'industria del profugo, che nella Sicilia è la prima industria, questo è fuori discussione, quando si tratta di fare demagogia è un dato oggettivo. Però cioè, in questo momento qua il referendum non sta aiutando, perché la manovra finanziaria non è una manovra finanziaria per risistemare l'Italia, è una manovra finanziaria per cercare di recuperare consenso e portare a casa un certo tipo di risultato elettorale. Allora io dico, cioè, ci vuole anche un po' di coscienza e di voler bene a questo Paese. D'accordo che tutti perseguiamo il nostro obiettivo nel caso di Renzi, quello di ottenere il risultato del sì, però bisogna anche pensare che dilazionare e mandare un po' più là quella che è, diciamo, la soluzione di qualche problema, vuol dire che l'anno prossimo il problema diventerà ancora più grande. Cioè, la questione delle pensioni, che in questo la Rina piuttosto che il sistema del prestito bancario, cioè, sono tutte cose che creano false aspettative nelle persone. La realtà è che le industrie in questo momento qua stanno lavorando meno, perché il mercato, soprattutto chi lavora per il mercato interno, cioè, vende meno, cioè, la gente non ha più soldi neanche per fare la spesa. Cioè, io tratto carne, la gente in questo momento qua non ha i soldi per comprarla la carne. Ma non hai soldi neanche per comprare altre cose, cioè, i suoi mercati in questo momento, cioè, dato oggettivo, sono sotto budget del 6-7%, cioè, consideriamo generi alimentari, nella nostra storia abbiamo sempre avuto, d'accordo che si sprecava molto, d'accordo che si consumava di più, però in questo momento qua, cioè, abbiamo una fascia di poveri che sta montando sempre di più, non abbiamo bisogno di portarsi i poveri dall'Africa, li abbiamo qua. Cioè, abbiamo 4 milioni di profughi che sono in aumento, questa è la verità, e sono profughi nel nostro caso, cioè profughi poveri che sono messi peggio dei profughi, perché i nostri poveri purtroppo, cioè, sono poveri che fanno fatica dietro alla loro dignità di dire ho bisogno, cioè, prima perché le pagano le cartelle di ETRA? Perché si vergognano ad andare a dire che non hanno i soldi per farlo. Abbiamo i nostri servizi sociali che sono intasati dalle richieste di persone che vengono dall'est piuttosto che dall'Africa, e i nostri quando vedono la coda dicono forse hanno più bisogno e vanno via. E questo è il vero problema italiano. Cioè, bisognerebbe che la prossima finanziaria tenesse per noi 80 euro. Cioè, cominciamo a tagliare dove ci sono veramente le spese. Cioè, io non mi stancherò mai di dire, se io non avrei abolito le province, avrei abolito le regioni. Le regioni sono un centro di costo di Roma moltiplicato per il numero di regioni d'Italia. Questa è la verità, perché il consiglio regionale Veneto costa 12 milioni di euro di
stipendi di pensione, quindi di ex che vanno i vitalizi agli ex, e 9 milioni ai, a chi oggi è in carica. Quindi costa di più gli ex, in sostanza. Sono cose veramente, e queste sono le cose da, bisogna cominciare a dire, tagliamo, solo che purtroppo in Italia sono rendite, come si dire, costituite, cioè, che sono già definite, quindi non si possono toccare. Allora, Diego Caccian, che lavora nel settore dell'edilizia. Che all'inizio, insomma, tutto sommato, Renzi non mi era antipatico, perché mi ricordava un Berlusconi da giovane, no? Uno che sa parlare, uno che sa decidere, uno che è intraprendente, che parla un linguaggio semplice, che comunica con le persone, che dice le cose in maniera ammiccante, ma anche in maniera decisa. Poi, pian piano, ho capito che in realtà era forse probabilmente solo una facciata, perché... io ricordo l'ultimo intervento che ha fatto quando ha parlato di economia, in cui si è permesso di dire che gli imprenditori, lui ha fatto la sua parte, il governo ha fatto la sua parte, hanno messo tutto quello che dovevano mettere, adesso sta agli imprenditori diventare imprenditori e non solo prenditori. Io penso che uno che non ha mai fatto un'ora di lavoro imprenditoriale in vita sua, ma ha sempre solo vissuto di politica, debba stare attento quando fa queste cose, perché io sono uno delle 1,5 milioni di partite IVA che ci sono in Italia, e devo dire che alzandomi alle 6:30 di mattina e finendo alle 8-9 di sera, e sabato più o meno tutto compreso, mi sento offeso che il Presidente del Consiglio mi dica che sono un prenditore. Sono un prenditore se lui pensa al mio posteriore, perché allora lì l'ho preso sempre, lì l'ho sempre preso, devo dire la verità, lì, su quello ha ragione, l'ho preso quando l'INPS non più tardi di 2 mesi fa ha vinto per l'ennesima volta, è arrivato alla Cassazione per il ricorso, perché vuole tassare le trasferte che noi diamo ai nostri dipendenti in tutto il mondo dell'edilizia, quindi il 70% del mondo lavorativo, perché è collegato all'edilizia, compresi i trasporti. L'INPS ha vinto un ricorso che ha fatto fino alla Cassazione, perché dice: la trasferta che voi date, la diaria di trasferta, che è un disagio per i nostri dipendenti che sono assunti presso base aziendale e poi vanno a lavorare o a San Donà o a Mestre o a Verona o a Vicenza, dove vanno, vanno via la mattina, vengono a casa la sera, hanno un rimborso che è chilometrico in base alle distanze, per loro va soggettato a contribuzione, per cui noi avremo un aumento della contribuzione, quindi diventerà quasi il doppio, e il dipendente avrà una detrazione per cui prenderà quasi metà. Allora, se questo è quello che avete fatto voi, Renzi, ascoltami, sta a casa, non sta a fare niente, lascia stare, non mettere più mano, perché se queste sono le cose che voi fate e se questo è il modo di aiutare gli imprenditori, lasciate stare che ci arrangiamo da soli. Pensate a governare gli immigrati, i clandestini, i confini europei con quella che avete nominato come ministro degli esteri europeo, Alfano, lasciategli pure l'industria della Sicilia con i profughi, in modo che lui continua a venire in televisione a raccontarci le favole e intanto continuiamo a avere le cooperative che si arricchiscono a danni degli italiani, ma non mettete mani sull'imprenditoria, fatemi un favore, lasciateci stare. Avete votato PD 5 Stelle, adesso zitti e teneteveli tutti, Friuli libero. Vediamo un'altra, a proposito di situazioni difficili, tante aziende hanno chiuso purtroppo, tante sono in difficoltà, come la NEC, vediamo, facciamo il punto della situazione. Si tinde i lavoratori della NEC di Monselice davanti alla prefettura, dove si è svolto un incontro con i sindacati che da tempo seguono la vicenda dell'azienda, prima e dopo l'incendio che l'ha messa definitivamente KO alcune settimane fa. Le prospettive comunque sono quelle che questa società di fatto licenzi tutti. È una questione inaccettabile per noi, stiamo lavorando, abbiamo già preso contatti in questi minuti anche con la Regione Veneto per dar via a quel percorso che avevamo chiesto di ammortizzatori straordinari per governare questa fase. Le difficoltà non sono poche, ma secondo la CGIL le prospettive per ripartire ci sono. C'è la possibilità, emerge la possibilità, diciamo, di poter ripartire. Anche se, come dire, è difficile in particolar modo per due questioni. Il primo riguarda
l'utilizzo del secondo capannone, che non è stato per fortuna intaccato dall'incendio. Bisogna però attendere le varie autorizzazioni. Per quanto riguarda poi la questione dei dipendenti, Baruta rivolge un appello al mondo imprenditoriale e non solo. Serve sicuramente un aiuto per i lavoratori e probabilmente servirebbe anche un aiuto imprenditoriale, perché quello che abbiamo compreso, le risorse sono quelle che oggi in questo momento. Però ci chiediamo anche se in questo stato non è possibile, voglio dire, fornire degli aiuti anche di carattere imprenditoriali a qualcuno che intenda ripartire. Servizio Ilaria Marchiori. Senta, Sartoretto, prima di andare da Migliorini, è stato detto, no, in questi giorni, ma la manovra del governo è molto elettorale, no, perché è tutta a debito, la 14esima delle pensioni, non so, l'APE, la pensione anticipata, la questione, la rottamazione delle cartelle, la fine di Equitalia, insomma, sarebbero tutti contentini in vista del voto del 4 dicembre. Cosa ne pensi? Penso che è un po' buffo assistere a questo siparietto, perché se il governo non fa niente per il mondo degli imprenditori, si dice che non fa niente e che non aiuta, certo, il mondo dell'imprenditoria, non aiuta le classi sociali più deboli, in sostanza non è attento alle reali esigenze del paese. Nel momento in cui fa qualcosa si dice ma è una manovra elettorale, uno spot elettorale, è un qualcosa che si fa per un determinato interesse. A me pare che, contrariamente a quello che il nostro contraddittorio di questa sera, l'amico Canciani, ha detto, anche il mondo imprenditoriale abbia espresso, attraverso più di qualche industriale e anche le organizzazioni di categoria, la soddisfazione per la manovra economica, per la manovra economica che ha impostato il governo. Quindi mi pare che non si tratti né di spot elettorali né di mancette, ma si tratti di aver affrontato dei problemi con serietà, tentando di dare delle risposte. Renzi è venuto a vedere dove si produce il PIL, secondo voi perché? Forse che ha bisogno di soldi? Tra l'altro, no, scusi, solo una cosa, direttore, sì. No, perché poi ho parlato e poi non parlo più. È venuto a Treviso e è andato a trovare l'azienda di Nonno Nanni, bellissima azienda, bravissimo Nonno Nanni, peccato che è l'unica azienda che consuma l'80% di latte straniero. Ok, tanto per la cronaca e per dire chi è andato a trovare, mentre i nostri allevatori e i nostri produttori del latte sono là che pagano multe. Lui è andato dall'unica azienda che produce il suo prodotto con l'80% del prodotto straniero importato, punto. Per cui dopo va benissimo, diamo una mano all'economia italiana. Poi ha visto altri imprenditori, tra questi Mario Moretti, Polegato della Geox. Allora, Sindaco, come invece su questo versante economico lei cosa ci dice? Le sembra che si stiano facendo interventi che possano in qualche modo risollevare l'economia? Guardi, direttore, se io osservo la realtà di Asolo, gli accessi ai servizi, ad esempio l'accesso ai servizi sociali, ci sono ancora molte, troppe famiglie, sia italiane che straniere, che hanno notevoli difficoltà. Se penso che diverse associazioni, dalla Rotary anziché i Lions, fanno delle serate benefiche per raccogliere i soldi per comprare i buoni pasto da dare agli alunni che frequentano le nostre scuole, questo è un indice che ancora non siamo fuori dalla crisi. Se osservo le microimprese sempre del nostro territorio, della Pedemontana e dell'Asolano, allargando un po' lo sguardo, che continuano a chiudere, probabilmente manca ancora qualche piccolo passo da fare, anche strutturale. Penso alle varie borse di alimenti che le Caritas del territorio distribuiscono, metto un grosso punto di domanda quando mi viene detto siamo fuori dalla crisi, vediamo la luce, stiamo uscendo dal tunnel. Non è proprio così. Le uniche che in questo momento si salvano sono le multi internazionali e le multinazionali, che hanno dei prodotti di nicchia, che hanno un mercato internazionale di forte appeal e riescono a sopravvivere in alcuni casi, in altri casi invece, notizie anche di pochi giorni fa, riescono a fare degli investimenti non solo in Italia ma anche in paesi europei ed extraeuropei.
Grazie Sindaco. Allora, Renzi ha mai lavorato sotto il sole con vento, pioggia, alzare le frontiere, l'Italia è diventato un lettamaio, in Austria anche le stalle dei maiali hanno i vasi di fiori. Allora, Presidente, voleva dire... Sì, volevo dire che la nostra società è una società che sta affrontando la crisi del nostro territorio anche con aiuti significativi, perché al di là dei fondi di solidarietà per gli indigenti e quindi per venire incontro al pagamento sia della bolletta idrica, perché ricordiamo che l'acqua è un bene importante, è un bene fondamentale e non può essere negato a nessuno, ma anche con un fondo di solidarietà per venire incontro a quelle persone che hanno difficoltà a pagare le bollette. Ma siamo presenti sul sociale anche con il progetto Lavoro, che assieme ai 75 comuni soci della nostra azienda e con l'intervento di un fondo europeo veicolato attraverso la regione, siamo in grado di dare delle opportunità di lavoro stabile a quelle persone segnalate ai servizi sociali che hanno difficoltà a trovare un lavoro o che devono essere accompagnate verso la soglia pensionistica. Ecco, è un intervento importante, nell'edizione 2016 coinvolgeremo circa 550 persone. Allora, grazie, io direi a Fabrizio Bazzoni in regia con Renato Capoia, Nicoletta Rizzetto, Gianni Bertagnina alle telecamere, vediamo prima di andare in pubblicità, poi torniamo ovviamente, facciamo un ultimo giro, avremo anche qualche notizia non sconfortante da darvi, qualche servizio bello. Vediamo come sono volati gli stracci in Consiglio Comunale a Padova. Non c'erano i migranti, non c'erano i banditi, ma si sono sparati l'uno contro l'altro a palle incatenate, si usa dire, vediamo. Urla, fischi, bandiere alzate, un consiglio comunale da Curva Sud, questo pomeriggio a Palazzo Moroni. Da una parte un gruppo di sostenitori del sindaco, capitanati dall'ex onorevole Filippo Ascerto, con cartelli esibiti e bandiere di partito. Dall'altra il consigliere Riccardo Russo, che ha lasciato la maggioranza. E poi il sindaco Massimo Bitonci, che chiama Russo traditore, e l'opposizione, PD e Padova 2020, che per difenderlo si alzano dai banchi. Molti consiglieri sono fieri di essersi liberati di lui, dice il sindaco, mentre Russo dai banchi non risponde alla provocazione. Un testa a testa tra il segretario dell'opposizione Massimo Bettini e il sindaco tra le urla del pubblico, che si conclude con un microfono abbassato all'opposizione per sedare la discussione. Si va avanti, interrogazione di Pellizzari e Bottone sul caso della scuola elementare De Amicis. L'assessore risponde che per dicembre gli alunni torneranno a scuola nella loro sede. Consiglio sospeso a metà pomeriggio per mancanza del numero legale richiesto dall'opposizione. La presidente Pietro Grande era uscita. E proprio la presidente del Consiglio Comunale, duramente attaccata dal giovane ormai ex bitonciano, Pietro Grande, ha voluto spiegare la sua verità. Sostanzialmente il consigliere Russo ha presentato due documenti che sono in contrasto tra loro. Chiede e comunica la costituzione del gruppo Democrazia Solidale Centro Democratico e contestualmente produce, a seguito della mia richiesta, l'autorizzazione dell'onorevole Tabacci, che lo autorizza a costituire il gruppo consigliare Centro Democratico. Alle 15 di oggi l'annuncio: Riccardo Russo entra ufficialmente nel nuovo gruppo Centro Democratico. Servizio di Anna De Roberto, no? Decette, insomma, beghe politiche un po' dappertutto. Il risultato non cambia. E i problemi in qualche modo vengono un po' trascurati, no? Succede, sta succedendo non solo... Il risultato purtroppo, direttore, è che il PIL cala, non cresce, i debiti aumentano, la disoccupazione aumenta, eppure sembra si apre Rai 1, Rai 2, Rai 3, compreso le reti Fininvest, si sente che tutto va bene, che le imprese sono soddisfatte, le grandi imprese, io giro le piccole imprese, ti raccontano delle peripezie sulla fattura elettronica, sull'iscrizione alla MEPA. Queste sono le riforme che si è inventato questo governo
sburocratizzare. Ci ricordiamo cosa voleva dire sburocratizzare? Ebbene, si sono inventati la fattura elettronica. Io per fare una fattura a un ente pubblico devo andare dal commercialista, spendere 15 euro, il commercialista la manda all'ente pubblico. Poi purtroppo, siccome anche loro si sentono a disagio, mi dicono tranquillo, mettili su nella fattura, così abbiamo risparmiato. Senza calcolare poi l'iscrizione alla MEP, chi ha un'impresa sa cosa vuol dire, corsi e altri corsi e sicurezza e norme eccetera. Questa è la sburocratizzazione di questo governo del signor Renzi. In parole povere, quello che pochi capiscono è che ci stanno impoverendo gradualmente, un po' alla volta. Il tessuto economico italiano, fatto di piccole e medie imprese, deve essere distrutto. La sanità deve essere distrutta. Noi dobbiamo arrivare ad essere un paese del terzo mondo dominato dalle multinazionali. Quando si parla di dovete fare le riforme, tutti applaudono, sì, dobbiamo fare. Quali sono le riforme? La svendita delle spiagge? Invece che avere 100 operatori italiani che a loro volta fanno girare un'economia, no, meglio avere una spiaggia da un chilometro in mano una multinazionale. Queste sono le riforme. È come la Grecia, direttore. Le riforme che chiedono la Grecia in cambio di una goccia di sangue sono quelle che gli impediscono di restituire i soldi. La stessa cosa che stanno facendo a noi. Noi dobbiamo risparmiare, dobbiamo ridurre e si inventano nuovi balzelli. La riforma del lavoro, perché mi piace parlare in italiano invece che in inglese, la riforma del lavoro non ha fatto altro che agevolare. È così semplice, solo che le cose purtroppo non sono simultanee. Ha fatto altro che agevolare le grandi aziende a svantaggio delle piccole aziende. Quindi se io ho un mio concorrente, ipotesi, e ho 100 camion, no? Io assumo 10 persone senza pagare né tasse né contributi, e siccome il lavoro è quello, ci saranno i miei concorrenti più piccoli che lasceranno a casa 10 persone che pagavano tasse e contributi. Questo succede nella ristorazione, in tutte le aziende. Quindi quando incentivi da una parte, disincentivi dall'altra, il risultato non cambia, cambia solo che il governo ha tirato su meno soldi di prima e ora i dipendenti sono a casa. È tutto un magna magna, lo scopo è quello di disgregare il popolo e distruggere le piccole e medie imprese. Bene, grazie De Cetta. Allora siamo alle 22.30, 31, andiamo in pubblicità pochissimi istanti e poi torniamo. State con noi perché abbiamo ancora tante storie da raccontare, tanti sms da mandare in onda, tra pochissimo, grazie.